A Varese proseguono i lavori per la realizzazione della nuova clinica destinata a cambiare il volto del quartiere, complici nuovi parcheggi e gli interventi urbanistici. Siamo andati a visitare il cantiere. Il protocollo parla chiaro, in caso di casi di Covid a scuola bisogna procedere con la sanificazione, ma il personale potrebbe rifiutarsi e le imprese costano caro. La preside Luisa Oprandi chiede aiuto al comune. Boom di turisti italiani sul Lago Maggiore. È successo in estate, quando la paura della pandemia e le tante restrizioni hanno scoraggiato gli spostamenti, riportando milanesi e piemontesi negli hotel del Varesotto. Cambiano volto le fermate degli autobus di Varese, almeno per un mese, periodo che vedrà spiccare i disegni di 20 giovani artisti riuniti dalla VG Art in cabina regia, Fondazione Comunitaria. Basket e pallavolo nella pagina sportiva con il giovane talento di Open Job Metis e le ultime dalla Pro Busto. Buonasera, benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale Clinica Isber, il sopralluogo. Rete 55 ha visitato oggi il grande cantiere che sta mettendo mano all'antico convento di Biumo Inferiore, che tra febbraio e marzo vedrà sorgere un grande e nuovissimo centro medico di ultima generazione. Appunto oggi abbiamo visitato il cantiere, vediamo i dettagli nel servizio. Un saluto a tutti, Biumo, la futura imminente clinica Isber. Siamo con Malek Isber, con Sara Nidoli, che stanno insomma sovrintendendo a lavori che procedono a pieno ritmo, perché ci siamo quasi. Sì. I lavori procedono, dovremmo essere pronti per l'inaugurazione di tre piani per febbraio, quindi la radiologia, i poliambulatori, la palestra, dovrebbe essere tutto pronto per febbraio. Le due sale operatorie e il piano di degenze dovrebbero essere pronti un po' più avanti, quindi verso marzo-aprile, speriamo, incrociamo le dita. Il nodo parcheggi e mobilità, già ampiamente dibattuto, verrà sciolto a suon di posti auto. A disposizione di clienti e accompagnatori ci saranno i 30 stalli di fronte all'ingresso, mentre i dipendenti potranno contare su altri 40 posti riservati. E in prospettiva, ben due autosilo potrebbero aprire i battenti nell'arco di poche centinaia di metri, l'uno in via Dandolo, l'altro nell'area della ex Combipel, senza contare le auto elettriche che il gruppo Isber si propone di mettere a disposizione della cittadinanza. Altro motivo di interesse, che è quello che più interessa a voi, è la materia scientifica, clinico-scientifica, perché voi puntate insomma un'eccellenza nelle prestazioni. Sì, abbiamo stretto delle partnership con dei gruppi importanti, quindi siamo un centro GE, qui ci saranno una risonanza d'alto campo che potrà fare prostata, cuore, un attacco a 128 strati che potrà fare lo studio del cuore che oggi al di là dell'ospedale in città non fa nessuno, una mammografia in tomosintesi, un radiologico digitale, una MOC, una particolare attenzione al percorso rosa per le donne, per cui la nostra risonanza farà anche la mammella, che è un'altra cosa che dovrebbe andare a alleggerire anche il peso che c'è sulla struttura ospedaliera, che comunque insomma, in questo momento erano le uniche in città ad avere attrezzature del genere. Le sale operatorie, che sono veramente la cosa di cui vado più fiero, perché saranno due sale operatorie con uno standard ISO 5, che oggi in Italia è uno standard il più elevato per quello che riguarda i ricambi d'aria ora e quindi la qualità dell'aria, la sanificazione. Questo serve a evitare infezioni in ambito chirurgico. Ma la collocazione della struttura medica immersa nell'antica casa delle ancelle di San Giuseppe, tra statue, affreschi e un magnifico chiostro, rappresenterà una marcia in più che aprirà la clinica alla città, ai suoi artisti, a tutti gli appassionati di bellezza. Dopodiché, parte culturale, non banale perché come avrete capito siamo in un ex convento, in un bellissimo luogo di cultura e la clinica Isber si propone non di trasformare questo posto ma di affiancare la sua storicità alla componente clinica. Come? Allora, nasce dall'idea che è stata un po' condivisa con Malek per evitare che la clinica sia chiusa completamente ai suoi pazienti. Allora, pensare a una clinica che invece sia aperta al pubblico proprio per un interesse storico che c'è con tutti gli affreschi che abbiamo sotto la sovrintendenza è un modo per dire il paziente quando viene in un posto a curarsi solitamente non viene con uno spirito
felice e contento. E allora, perché far viverli invece questo momento in cui deve curarsi e non è magari un momento felice completamente, farlo pensare e fargli viaggiare la sua mente altrove guardando opere d'arte. Perché opere d'arte? Perché l'intenzione nostra è, al di là degli affreschi, riuscire a interagire con artisti e quindi questi a rotazione, poter avere delle installazioni all'interno del cortile e far vivere il cortile e far vivere la città in modo diverso e la clinica stessa in un modo diverso. Bene, grazie allora ai coniugi Isber, a tutti voi per l'attenzione. Diciamo che qui questa nuova clinica con la componente storico-culturale, poco più in là, in via Garibaldi, la casa dello studente, poco più avanti via Dandolo, un nuovo hotel e il comparto stazioni qui a due passi. Se ci aggiungiamo i parcheggi, insomma, questa zona di Varese è destinata a cambiare volto. Grazie. La preside Luisa Oprandi lancia un appello all'amministrazione comunale di Varese affinché sostenga economicamente gli istituti in cui dovessero verificarsi casi di Covid. Incaricare i bidelli di compiere la sanificazione è improponibile, spiega i nostri microfoni, ma le imprese esterne costano troppo. Ascoltiamola. Siamo alla scuola Righi di Varese insieme alla dirigente dell'IC1 che comprende anche questo istituto. Molto si sta parlando di questa ripartenza scolastica in chiave di sicurezza, abbiamo già documentato quello che è successo alla Foscolo ma anche in altre scuole di diversi territori. Un caso positivo manda in isolamento fiduciario tutta la classe e costringe alla sanificazione la scuola. Tutto giusto, tutto corretto, ma chi paga? Anzitutto chiariamo, paga la scuola, ecco, in due modi. C'è una circolare ministeriale che è la 5443 che tratta di tutti questi argomenti, compresa la sanificazione straordinaria obbligatoria in caso di Covid accertato. E quindi questa circolare dice che fondamentalmente all'interno delle scuole devono essere i collaboratori scolastici a proteggersi con tutta una serie di dispositivi che vengono elencati, quindi con il camice con le maniche lunghe, con mascherine, con cuffia, con la FFP2, quindi la visiera, quindi tutte cose che a scuola abbiamo preso, e quindi deve provvedere il personale interno. Ma sanificare un luogo in cui svolazza il famigerato Covid non è certo uno scherzo e la preside teme che, comprensibilmente, molti bidelli possano rifiutarsi di farlo, meglio allora rivolgersi a degli esperti. Forse è meglio che dovesse capitare si chiami una ditta esterna, io ragionerei così, i costi sono elevatissimi. Per esempio, non so, butto lì una cifra, non meno di 2.000-2.500 euro per dire per il bagno, un'aula e i corridoi dove l'eventuale persona è transitata. La scuola deve toglierli questi soldi dal funzionamento amministrativo e didattico. Il mio punto di domanda è questo. Da qui l'appello al Comune di Varese, se si presentassero nuovi casi positivi nelle scuole della città, metta mano al portafogli e ci aiuti a pagare. Che l'estate 2020 fosse difficile da prevedere e anche da vivere lo sappiamo tutti, ma il risultato diffuso oggi dalla Camera di Commercio mostra che ancora una volta a fare la differenza sono la bellezza del territorio e la professionalità dei suoi operatori. È successo sul Lago Maggiore, dove ad agosto gli alberghi del Varesotto hanno registrato un più 124% di pernottamenti di turisti italiani, 18.188 in tutto. A farla da padrona sono stati i milanesi, tornati ad affollare i nostri laghi come non accadeva da decenni, a seguire piemontesi ed emiliani. Fisiologico, visto le limitazioni agli spostamenti, il calo di presenze straniere. Le notizie peggiori arrivano invece da Malpensa, dove le strutture ricettive stanno combattendo una vera e propria guerra contro la crisi. Il crollo dei voli e dei passeggeri in transito ha portato a una diminuzione dei pernottamenti del 71% a luglio e del 67% ad agosto. Dal presidente Fabio Lunghi un invito a credere nella campagna promozionale Fai un salto a Varese, a stringere i denti per superare ovviamente questo difficile periodo di crisi. Cambiamo ora argomento, ottava edizione per la festa al castello di Somma Lombardo. Domenica grandi e bambini sono invitati a partecipare. Ascoltiamo tutti i dettagli.
torna per la sua 8ª edizione e nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, la festa del castello a Somma Lombardo. Il castello Visconti aprirà le sue porte domenica 27 per ospitare selezionati espositori artigiani e gustose specialità gastronomiche. A rendere la giornata ancor più speciale, laboratori, giochi per bambini e visite guidate. L'ingresso sarà gratuito. Dopo lunghi mesi di attesa siamo finalmente pronti a ripartire in sicurezza. L'edizione primaverile che avrebbe dovuto tenersi ad aprile verrà infatti recuperata questa domenica 27 settembre al Castello Visconti con i nostri apprezzatissimi mercatini di artigianato. Quest'anno la novità per rispettare le normative anti-Covid, oltre all'obbligo di indossare le mascherine e il distanziamento sociale di almeno un metro, sarà il percorso a senso unico. Quindi si entrerà dal Sempione l'ingresso classico, si percorrerà il viale d'ingresso del castello, la parte interna e da una saletta al piano terra ci sarà l'uscita verso il parco, prima si troverà una terrazza e poi il parco del castello, parco che non è mai stato utilizzato, quindi per la prima volta avremo l'occasione di scoprire una zona nuova di questo meraviglioso castello che abbiamo a Somma Lombardo. L'unica accortezza che segnaliamo è che per raggiungere il parco ci sono due rampe di scale, quindi chi ha problemi motori verrà invitato a tornare indietro dal percorso che ha fatto per accedere e raggiungere il parco tramite la strada, mentre per tutti gli altri il percorso sarà a senso unico. Un sindaco civico al 100% accade a Laveno Mombello, dove Luca Sant'Agostino è stato eletto sconfiggendo sia il centro-sinistra che il centro-destra. Un sindaco civico di quelli con la C maiuscola. In un'epoca in cui i volti vecchi e nuovi della politica si trincerano dietro a fantasiosi simboli millantando la propria estraneità ai partiti, Laveno Mombello svolta davvero e abbraccia un primo cittadino lontano anni luce da qualunque logica di scuderia. È Luca Sant'Agostino, premiato dagli elettori con una vittoria netta che con 1548 voti e il 35,8% ha battuto centrodestra e centrosinistra, aprendo una fase nuova. Certamente un risultato che ci lusinga e ci stimola a dare piena attuazione ai programmi che abbiamo scritto nel nostro programma elettorale e ci impegneremo per poterli attuare così come abbiamo promesso. Sono programmi concreti, sono programmi che consentiranno a Laveno Mombello di cambiare radicalmente la propria prospettiva e quello che più di tutto ci gratifica è il fatto che sia stato riconosciuto l'impegno messo da più di 40 persone nello stendere un programma molto dettagliato, credibile e con dietro alla mia vittoria come candidato sindaco una squadra veramente eccezionale. La ripartenza dopo il Covid è disegnata sui muri varesini grazie all'impegno di una ventina di artisti. Vediamo i dettagli di questo progetto. Un progetto nato durante il lockdown e che simboleggia la ripresa non solo da questo periodo molto difficoltoso che abbiamo vissuto, ma rappresenta la rinascita per tante cose che possono succedere durante la vita, sono sempre comunque da stimolo per ogni ripartenza. Ed è una ripartenza creativa, fantasiosa, variopinta, quella che per un mese terrà compagnia ai varesini grazie ai 20 artisti che hanno dato libero sfogo alla propria idea di nuovo inizio. Facce sorridenti da cui sbocciano fiori, vasi circondati di falene, uomini forzuti che si caricano la casa in spalla, donne gambero che volano all'indietro, semi diversi che giocano in squadra, persone che tornano a parlare la lingua della natura. Visioni immaginifiche, pronte a trasformare il lockdown in uno stimolo a quel movimento colorato e consapevole che passeggeri, autisti e passanti si troveranno a guardare su manifesti e paline del bus. Vedranno le opere di questi giovani artisti e non solo giovani che rappresentano la loro immagine di ripresa e di rinascita della città, quindi immagine ferma in un periodo di fermo però che rimandano sia a un movimento concettuale sia a un movimento fisico dell'autobus o della macchina che percorre la strada. Il progetto ha incassato il sostegno di Fondazione Comunitaria con una parola d'ordine, rinascita. Noi nel periodo di lockdown come Fondazione Comunitaria del Varesotto abbiamo sostenuto diversi progetti che andavano a tamponare l'emergenza sociale e sanitaria in corso. Questo di oggi è un tassello invece verso una ripresa sociale, un segnale molto importante per la città e per i giovani che hanno così contribuito alla realizzazione dei pannelli che sono esposti. Ed è invece dedicata al tè del pomeriggio, la nuova puntata della nostra fumetteria. Ecco per voi una breve anticipazione.
scoccata l'ora del tè a Downton Abbey, ricette per il tè del pomeriggio. Questo libro, dopo una breve introduzione ma molto molto interessante sull'usanza di prendere il tè al pomeriggio in Gran Bretagna, chiaramente stiamo parlando del famoso tè delle 5, quindi una presentazione storica, una presentazione che ci spiega, che ci descrive un po' i vari tipi di tè, come si beve il tè, il fatto che l'ora del tè è tipicamente un regno femminile, quindi viene presentato e servito dalle donne, dalle padrone di casa, ci presenta una serie di ricette pazzesche, spettacolari, di biscotti, dolcetti, torte, tutto quello che potete immaginare si possa trovare sulla tavola di una grande tenuta come quella di Downton Abbey durante l'ora del tè. Ecco, io leggendola veramente ho patito la fame, perché cioè, ci sono delle foto che sono delle cose pazzesche, delle ricette meravigliose. Veramente ricco, come tutti i libri, tutti i ricettari di Downton Abbey, anche di piccoli racconti storici, di curiosità sui vari dolci che vengono presentati, foto di scena, citazioni dalla famosissima serie TV, e sicuramente credo che sia arrivato il momento per tutti noi di abbandonare i brunch, di abbandonare gli apericena e di tuffarci finalmente nell'ora del tè, che è il futuro della socialità mangereccia, sicuramente, perché dopo aver letto queste ricette non potrete più farne a meno e non vorrete fare altro che sedervi a un tavolino con una tazzina di porcellana, sorbire queste tazze di tè con questi dolcetti meravigliosi, spettegolando sulla pettinatura della cognata, della signora, ma anche parlando dei massimi sistemi, perché no? Perché no? Perché con classe ed eleganza e una tazza di tè si può fare qualunque cosa. E ora la redazione di Arte Varese ci porta a visitare la mostra al Battistero di Velate. A Varese, presso il Battistero di Velate, in corso fino al 4 ottobre, Archeovisioni Industriali, le fabbriche di Vincenzo Morlotti, a cura di Carlo Tocchetti. Alla presentazione sono intervenuti lo storico dell'arte Massimiliano Ferrario e l'architetto Katia Cossato. L'esposizione riunisce 16 opere di grande dimensione dell'artista, dal birrificio Poretti di Indunolona alla cartiera di Cairate, da luoghi ancora in piena attività ad altri ormai dismessi. Il progetto si fonda sulla riflessione che l'arte è in grado di accompagnarci alla conoscenza delle nuove istanze, soprattutto scientifiche e tecnologiche, dalle quali dipende il nostro stesso futuro. Non dobbiamo dimenticarci, quindi, di quelle che sono state architetture all'avanguardia, ma da esse trarre spunto per creare un nuovo paesaggio urbanizzato. Molto interessante il ciclo del birrificio Poretti, che anticipa gli stilemi tipici dello Jugendstil. Nelle opere di Morlotti, soprattutto nelle visioni paesaggistiche, c'è un forte rimando al Naïf di Henri Rousseau. Molto significativo è anche il dualismo natura-cultura, per cui lo stesso artista definisce la sua produzione naturalismo industriale. A tutti buonasera dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. Domani molto nuvoloso, coperto con precipitazioni diffuse, rovesci e temporali forti nella notte, neve sulle Alpi fino a 1500 metri. Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni che si esauriranno in serata con l'ingresso del vento da nord. Temperature massime previste tra 18 e 22 gradi. Con la prima parte del nostro TG abbiamo terminato, ora le sigle e poi la pagina sportiva tra poco.